Ciao! Vale la pena visitare Monza, questo capoluogo di provincia in Lombardia? Guardate questo video per scoprire la top 5 delle migliori attrazioni turistiche da non perdere assolutamente a Monza. Inoltre, vi mostreremo qualcosa che da solo vale il viaggio. E vi diremo che cos'è questo. Infatti, abbiamo girato tutta la città apposta per preparare questo video, per mostrarvi le attrazioni monzesi da non perdere assolutamente. 5. Duomo. Ogni città che si rispetti ha un duomo. Monza non è da meno. Ammiriamo da fuori la facciata trecentesca. Vi piace? A noi sì, ma vi assicuriamo che la parte più bella del duomo è in realtà all'interno. Entriamo. Mentre ammiriamo gli affreschi, una delizia per gli occhi, andiamo verso la cappella di Teodolinda. Qui gli affreschi quattrocenteschi ci parlano, come un fumetto d'epoca, della vicenda della regina longobarda Teodolinda, una bella, colta e intelligente principessa che nell'anno 589, all'età di 19 anni, sposò il re dei Longobardi Autari. Il matrimonio però ebbe vita breve, in quanto il re morì avvelenato dopo solo un anno. Il popolo però era ormai affezionato alla bella regina, alla quale fu concesso di scegliersi un nuovo re. E fu così che sposò Agilulfo nel 590. E cosa c'entra Monza con tutto questo? Milano era la capitale del regno dei Longobardi, ma Monza era residenza estiva. Proprio dove oggi sorge il Duomo, la nostra Teodolinda fece costruire una cappella. Ma non pensiate di aver già visto tutto. Mancano il tesoro e la famosa corona ferrea, la tradizionale corona dei re d'Italia che fu indossata, tra gli altri, da Carlo Magno e Napoleone. 4. Museo e tesoro del Duomo. Raccomandiamo di visitare l'adiacente Museo del Duomo, che ne custodisce il tesoro. Vediamolo insieme. Ecco una stratificazione secolare di arazzi, ori, dipinti e ancora ori, frutto di raccolte e donazioni da parte di sovrani e prelati. Alcuni reperti furono donati 1400 anni fa proprio dalla regina Teodolinda, come ad esempio questa corona votiva. E la corona ferrea? È custodita nel Duomo. Ci dispiace, ma non possiamo farvela vedere, perché è vietatissimo fotografarla. Per vederla dovrete venire a Monza. Se questo video vi sta piacendo, non dimenticate di iscrivervi e lasciare un like. 3. Palazzo Arengario. Se vi stavate chiedendo cosa fosse questo, ebbene, è il Palazzo Arengario. A cosa serve secondo voi? Edificio del XIII secolo, è l'antico Palazzo Comunale. Infatti il suo nome significa luogo per assemblee in lingua longobarda. Un tempo era più ampio, ma questo è ciò che rimane. Una sorta di vecchio palazzo comunale piantato in mezzo alla piazza. Ma ora andiamo a vedere qualcosa di più legato alla storia recente di Monza, residenza dei re d'Italia. 2. Cappella Espiatoria. Ecco la Cappella Espiatoria. Ma cosa mai ci sarà da espiare a Monza? Ascoltate! Nel 1898, a Milano, ci fu una rivolta dei poveri che protestavano contro le tasse sul pane. Lo Stato pensò bene di gestire la situazione facendo sparare l'esercito sulla folla. Qui possiamo vedere una targa che ricorda i morti monzesi di questo episodio. Come se ciò non bastasse, il re Umberto I diede una medaglia al generale Baba Beccaris, responsabile dell'eccidio. Questo fece molto arrabbiare l'anarchico Gaetano Bresci, all'epoca emigrato in America, che tornò appositamente in patria per compiere un attentato contro il re. Proprio dove ora sorge questa cappella, l'anarchico sparò 3 colpi di pistola mortali contro re Umberto, che morì il giorno stesso, il 29 luglio del 1900. Ma cosa ci facevano i Savoia a Monza? Avevano una splendida villa nella quale andremo tra poco. 1.
Villa Reale. Andiamo a vedere l'attrazione che, anche da sola, varrebbe la gita a Monza, la Villa Reale. Splendido e ricco edificio, le sue severe linee neoclassiche nascondono lo sfarzo interno. Fu costruita dagli austriaci, quando la Lombardia era dominata dall'impero austro-ungarico. Dopo le guerre di indipendenza, divenne però residenza dei Savoia. Infatti, fu donata da Vittorio Emanuele II all'allora principe Umberto I e alla moglie Margherita. La residenza fu molto amata dalla coppia reale. Infatti, sotto Umberto I fu ammodernata, aggiungendo perfino l'energia elettrica e sale da bagno di concezione moderna. Dopo l'assassinio di Umberto I, il successore re Vittorio Emanuele III fece chiudere la Villa Reale e ne fece dono ai comuni di Monza e Milano, tenendo però le sale dell'appartamento del padre Umberto I in memoria. Oltre a queste splendide sale, possiamo vedere anche queste curiose esposizioni di arte moderna, che a noi però lasciano un po' perplessi. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Speriamo che questa villa vi sia piaciuta come è piaciuta a noi. Se vi interessano le ville reali dei Savoia, non dimenticate di iscrivervi al canale. Potrete così guardare i nostri video su Torino e sulle ville sabaudi circostanti, per saperne di più sul tempo, non troppo lontano, in cui l'Italia era un regno. A presto!